Vai, mi fido, anni da quando volevo fare questo video. Finalmente oggi faremo rally con un pilota che io ho conosciuto quando mi ero fatta male in ospedale. Quindi cosa fai? Nella vita abbiamo una ditta di autotrasporti e purtroppo non posso più guidare il camion per il lavoro che facciamo, però mi è rimasta questa passione qua delle macchine e cerco di portarla avanti nel mio miglior modo possibile. Quindi è una macchina da rally? Sì. Ok, e ci spieghi, ce la fai vedere, ci dici cosa cambia, sì, cosa non cambia? La macchina solo non è mia, ma la noleggio però. Okay. Quindi tu prendi una macchina normale? Una macchina da rally normale che okay, si noleggia normalmente da qualsiasi noleggiatore. Okay. Appunto abbiamo montato i nostri comandi per far sì che riesco con una mano a tenere il volante, accelerare e cambiare, con l'altra uso il freno. Primo problema, io non ho idea di come noi entreremo perché ci sono questi barre che ovviamente credo che servono per proteggerci, ma non riesco a capire come mi ficcherò dentro questa roba qua. Questo qua è il collare, si chiama collare Hans, è fatta a bretella, io preferisco questo collare qua perché dopo tutta la giornata di gara non mi fa male le spalle. Comunque si indossa così e serve, ed è attaccato al casco e serve per evitare lesioni al collo per urti frontali. Va. Okay. Questi qua sono i guanti. Questo qua è un mio cuscino antidecubito che metto sempre, esclusivamente, semprissimo sotto, è fatto a rombi dentro. Questo qua è il casco, il microfono è qua. Okay. Queste qua sono le cuffie che ci serve appunto, siccome la macchina all'interno è molto rumorosa. Ok. Fa proprio effetto vuoto queste cuffie nell'orecchio. Senti bene. Sì. Perché ci sentiamo, esatto, devo sentire il navigatore, se no appunto siamo messi male. E poi qua vengono appunto messe le cinture. Mi manca la tuta perché non ho voglia di metterla. Questo è il sottocasco, è ignifugo come la tuta. Tu questa strada la conosci? La conosco perché ci vengo per lavoro. Ok, va bene. Molto comodo. Io mi strascico il culo se lo faccio. Spero di non avermi piantato la leva della frizione del culo. Quindi questa è la prima volta che provi questa macchina? Sì. Okay. Fa un po' effetto perché dopo tanti anni sull'altra macchina devo un po' vedere com'è la situazione. Però quanti anni hai con l'altra macchina? Dal 2015. E perché l'ha cambiata? Perché purtroppo ce ne sono più poche, quella macchina che usavo in vendita, quindi... Allora, questo cerchiello sopra il volante è il nostro acceleratore, che ha un potenziometro elettronico. In base a quanto schiacciamo, ovviamente la macchina accelera. Questa qua è la leva del freno, che tramite questa barra metallica è ancorato direttamente al pedale del freno, quindi noi, o io in questo caso, quindi quando spingo, freno. Questa leva qua è la leva della frizione. Questo attuatore qua serve appunto per far funzionare il cambio, perché la macchina ha questo cambio a leva sequenziale. Tirando verso di sé si aumentano le marce, spingendo verso il cruscotto si scalano le marce. Ho fatto montare questo attuatore qua, che viene comandato da questa paletta qua. Per aumentare le marce basta tirare verso di sé e per scalare verso sempre il cruscotto. Questa qua è la leva del freno a mano. Sembra appunto una macchina, sembra un trattore più che una macchina da corsa con tutte queste leve. Scusa, le cinture? Sono a 5 punti, questo è il punto appunto dove vengono inserite e ancorate tutte le cinture, le due laterali, le due diciamo superiori. Può passarlo, sì. La baleno. Allora, tu sei il navigatore? Sì. Cosa fa un navigatore? In sinistra 3 sì,
Dosso lungo alla riva, sinistra 3. Il navigatore 1 segue, deve controllare la tabella dei tempi, tutti dei settori, deve rispettare, andare a bollare i controlli orari in tempo. Ok, tempo. Non so cosa significa, cos'è la tabella dei tempi? È una tabella di tempi e distanze da rispettare, cioè io parto all'arrivo, ho un orario di partenza, ho un orario per arrivare al controllo orario successivo e poi in prova speciale leggo le note. Che sono destra, sinistra, destra, leggo la strada. Non sbagli mai a leggere? Assolutamente sì. Per fortuna non andiamo fuori strada. So dargli qualche idea, qualche consiglio, ma l'è detta lui. Come una, lui l'è detta, io le scrivo e poi io le leggo. Sei andato indietro con la... Andiamo avanti di uno. Ma già che hai il freno in mano, sì, raccontiamo come ti sei fatto male. Allora, mi sono fatto male il 23 maggio 2009, praticamente qua dietro, sulla strada del Col dell'Isso, che sarebbe praticamente qua dietro, sulla seconda prova del Rally Città di Torino, su una Peugeot 207, quasi al fine prova sono rimasto senza freni in un tornante, come se fosse questo qua, girava proprio a sinistra così, sono finito praticamente di sotto. Solo che lì il tornante non aveva, diciamo, una scarpata, ma era tagliato e sorretto da un muro e abbiamo fatto un volo di 7-8 metri e ci siamo insaccati. Ma com'è stato? Cioè, nel senso, cioè una frazione di secondi non te ne rendi conto? Ti sei reso proprio conto di aver rotto i freni? Cioè, porca troia, cioè, non lo so. C'era praticamente questo tornante dove sono uscito, 100 metri c'era l'altro tornante, la macchina ha funzionato benissimo. Nel tratto dal tornante al tornante, in quei 100 metri, si vede, perché lì un bel pezzo in discesa, i freni vengono sollecitati, io si vede evidentemente li ho sollecitati molto, penso si sia surriscaldato l'olio dell'impianto frenante, quando si surriscalda diventa talmente viscoso che non fa più il suo lavoro e quindi il pedale mi è andato al fondo come se avessi schiacciato la frizione e non avendo più frenato io l'unica cosa che ho potuto fare è tirare il freno a mano, dove praticamente non sono andato dritto per dritto ma ho girato la macchina e sono entrato nel bosco in retromarcia. Poi entrando nel bosco c'era una pianta, abbiamo battuto con la parte posteriore dell'auto contro questa pianta, ci ha girato di 180 più o meno e siamo atterrati 7-8 metri sotto. Ma secondo te, cioè, tu ti ricordi se è stata una frazione, cioè è una roba che tu hai vissuto lunghissima o è una roba che hai vissuto velocissima, mentalmente? Io quando mi sono accorto che non frenavo ho tirato freno a mano, ho chiuso gli occhi e ho pensato stavolta mi faccio male. Ho chiuso gli occhi e li ho riaperti quando siamo atterrati. Li ho riaperti, ho visto che usciva un po' di fumo dal vano motore e il mio navigatore era praticamente già sceso, si era disteso per terra perché dal colpo non riusciva, faceva fatica a respirare. Io ho aperto la porta, non si apriva molto ma si apriva diciamo in questa angolazione qua perché andava a toccare contro una pianta. Mi sono slacciato le cinture, ho fatto il normale gesto che si ha per uscire dalla macchina da normodotati e ho detto non riuscivo, boh, ho detto qua c'è qualcosa che non va. E mi guardavo il piede destro, mi ricordo, cercavo di muoverlo ma non andava. Ho provato ancora a appoggiarmi al sedile per... ho detto, boh, pensavo di essermi rotto il bacino, non pensavo la schiena, midollo e quante balle. Però, sono rimasto lì e mi ricordo che c'era il mio navigatore che cercava gli occhiali. E mi fa, prendimi gli occhiali. Io ho detto, guarda, io non riesco manco a scendere dalla macchina, non so cosa sia successo. Dopo qualche minuto ho iniziato ad avere mal di schiena che proprio... Te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. Sono dovuto stare tutto il tempo così finché non mi hanno tirato fuori dalla macchina. E ci hanno messo tanto? Sinceramente il tempo che sia passato non me lo ricordo, però era arrivato i discastratori che avevano tagliato il roll bar con le pinze e lì il team di decarcerazione e poi mi hanno portato proprio fuori dalla macchina sul sedile. Sì, non volevano toccarmi perché era arrivata appunto la dottoressa, mi faceva i pizzicotti e mi diceva senti, io ho detto no, non sento. Ma quindi sei arrivato però... in ambulanza o ti hanno sdraiato? Mi hanno portato sulla strada, c'era l'anestesista dell'elicottero e mi fa, ti faccio una puntura, conta fino a 3. Boh. Ciao. Mi sono svegliato la sera stessa in ospedale dopo la prima operazione. Non mi ricordo niente, no.
Ti ho fatto male, sostigio. Va bene, sei bravo. Sei stata finta, ti avrei anche tirato un limone. Tanto io scendo perché è troppo, per mio cuore è troppo. Reazione a caldo, ragazzi, è un pazzo, io non ce la faccio, io non pensavo. Ma io non vado avanti, loro vanno forte. Io non pensavo mi facesse effetto, invece cazzo, ma a parte che vedi poco, io non so, sì, credo che tu vedessi di più, credo di me, ma io non vedo un cazzo, cioè tu vedi la curva e vedi lui che va così e poi speri che, guarda che, cioè, guarda. No, ma io non pensavo, ti giuro, in tutta onestà, cioè, sono ritornata in moto, cioè, non pensavo che facesse nessun effetto, ma lo so, cazzo, ma invece... il rumore, cioè... Tutto, un po'. Che sei legata, non sei mai legata così, ma che cambia un po', anche già solo il fatto di, da una macchina stradale a una macchina da gara cambia già. Non pensavo, cioè, a me non è mai capitato in vita mia di dire a una persona, no, ok, più di così, no, mai! Niente, vabbè, è stato bellissimo. Spero che devi provare tutto. Ragazzi, comunque vi lascio qua tutta una serie di link per insomma aiutarlo a tenere in piedi tutta la situazione appunto, e per continuare a far gare, perché lui a quanto pare ha coraggio che io non avrei mai. E quindi vi lascio tutti i link qua. Non l'ho ancora presentato, comunque lui si chiama Alessandro Cadei. Boh, niente, ce ne ho messo 10 anni, okay. Ho capito, perché se l'avessi fatto l'anno prima sarei uscita morta, non mi avresti mai visto. Sono molto felice che mi hai insegnato a guidare, ma non guiderò mai una macchina da rally. ho capito questo nella mia vita. Ciao, Ale, grazie. A te. Mi sono presa un po' di tempo, volevo darvi le mie impressioni di questa gita in rally. Allora, devo dirvi, è stato più pesante del previsto, non pensavo, mi fa quasi strano davvero doverne parlare, perché sono una che fa sempre tutto, vuole sempre andare a mille, non ha mai avuto paura di niente, della velocità, proprio niente. Ragazzi, questa cosa mi ha sconvolto, cioè ci ho messo 3 ore per riprendermi, perché cambia completamente tutto. Cioè io pensavo rally, curve, velocità, ma ok, cioè io con la macchina guido, sarà più o meno la stessa sensazione. Invece è completamente un'altra sensazione, è completamente diverso. Le macchine sono bassissime, tendenzialmente io non vedo assolutamente niente, non so come sia possibile, ma sei talmente in basso che davvero non vedi assolutamente niente. E poi c'è tutto questo aspetto dove tu ti devi completamente fidare dell'altro, perché in realtà lo vedi andare dritto, veloce, su una curva e dici, ma quando caspita scala o quando caspita frena e gira il volante, tu in realtà non lo puoi sapere, ecco. Quindi questa cosa è super ansiogena e preoccupante, devo dire la verità. Altre impressioni, non so se voi sentite il gergo, ma solitamente quando si parla con piloti o gente del settore parlano sempre di questo asfalto come di un ente che è proprio vivo, che lo sentono in maniera molto diversa. Devo dire che effettivamente è così, cioè in realtà con una macchina su strada hai sempre l'impressione di scivolare e di andare o di slittare, e invece su quelle macchine lì, cioè, è come se proprio si aggrappassero alla terra, cioè la senti proprio diversa la macchina. Quindi ecco, non so, le mie impressioni sono che è fighissimo. Personalmente non so se lo rifarei, perché per me è molto mi spaventa. Forse se guidassi io sarebbe completamente diverso, però così pesante, cioè ho continuato a pensare, è davvero un pazzo Ale, che tra l'altro cioè direi che aspetta, tu ci sei stampato su una roba del genere, come fai davvero a rifarlo di nuovo, sei un pazzo. Quindi boh, è stato figo, cioè in parte super adrenalinico, in parte veramente pauroso. Secondo me c'è anche questa differenza, forse chi è abituato a gareggiare riesce a mettersi in testa che dall'altra parte non arriva nessuno, ma io che non ho mai fatto nessuna gara, quindi passo da guidare una macchina per strada a vederla fare da copilota così, penso sempre adesso arriva un'altra macchina e mi stampa in faccia. In realtà non è vero, le strade sono chiuse, quindi le altre macchine non arrivano, però non riesce a fare questo switch. A dire di tutto, io spero veramente che questo video vi sia piaciuto e niente, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.